Lasciamo lo spot, un reportage giornalistico diventa spettacolo teatrale in scena al Festival dei Due Mondi di Spoleto, Thyssen. Signora Manson, non si spaventi, ma abbiamo dovuto portare suo marito in ospedale. C'è stato un incidente. Thyssen di Ezio Mauro accende la coscienza, commuove e sorprende. Il giornalista, insieme alle voci registrate di Umberto Orsini e Alba Rohrwacher, interpreta il suo reportage sulla morte di sette operai avvolti dalle fiamme nella fabbrica torinese nel 2007. I suoni della città e la musica fanno del racconto un'opera sonora. Io faccio la parte del giornalista che cerca di guardare il contesto della città e della fabbrica, del lavoro operaio in trasformazione nella società di oggi. Orsini legge la testimonianza di un operaio, Giovanni Pignalosa, che è stato testimone di tutto quanto accaduto, e la Rohrwacher racconta le testimonianze delle vedove e delle figlie degli operai che sono morti. Nel weekend d'apertura ci sono molti dei debutti più importanti del Festival dei Due Mondi di quest'anno. Thyssen non è teatro per sognare, ci riconduce con fermezza alla realtà. Io mi limito a una lettura di un lavoro giornalistico, quindi sono a mio agio perché sono nella mia parte, nell'unica cosa che so fare, insomma. Le fiamme avevano soffritto, se lo sono mangiato, erano alte una casa di 5 piani. Thyssen è uno spettacolo che meriterebbe di essere visto di più nei teatri italiani. Bruno Ployer, Sky TG24, Spoleto. Partire da quei morti per discutere della sicurezza nel lavoro ci vuole un posto e non ci sarà neppure più la fabbrica.